Il secondogenito di Gheddafi, Saif al-Islam, avrebbe sottratto alle casse dello Stato oltre 200 miliardi di dollari. È quanto da Parigi rivela Euronews l'ex ministro dell'energia libico Omar Fatih bin Shatwan in un'intervista in onda da venerdì e per tutto il weekend. Ecco un'anticipazione. La Libia è un esportatore di petrolio, un paese ricco. Da ex ministro dell'energia, sa dirci che fine abbia fatto il denaro di Gheddafi? Guardi, voglio essere franco con lei. La verità è che la Libia ha vissuto una grave corruzione negli ultimi 10 anni. Anni in cui il secondogenito di Gheddafi, Saif al-Islam, ha preso in mano gli affari economici e ha gestito tutto. I dipendenti del Comitato Popolare Generale ricevevano gli ordini direttamente da lui. Gheddafi padre, e quindi estraneo a tutto questo? Non conosco i dettagli, ma in base alla mia esperienza e a quanto ho appreso vivendo in Libia, era Saif al-Islam a disporre i trasferimenti di denaro e i fondi all'estero, operazioni che non ho mai visto fare al padre Muhammad. Di quanto denaro si sarebbe appropriato? Saprebbe dirci una cifra? La gente ne parla molto, ma nessuno fornisce numeri precisi. In base ai dati sulla produzione di petrolio degli ultimi anni, stimiamo che si parli di cifre tra i 200 e i 250 miliardi di dollari.